Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Finalmente, dopo tanto tempo, sono riuscita a registrare un video e un tutorial, come mi avevate chiesto in tantissimi. Quindi io vi ringrazio per le richieste, vi chiedo scusa allo stesso tempo per averle tralasciate. Il video, tornando a noi, è il tutorial di questo trucco che porto adesso. È un trucco molto facile e veloce. Alla visione del video vi chiedo di nuovo scusa perché davvero certe volte verrò tagliata, certe volte si vedrà solo la faccia, mezza faccia, altre volte mi sporcherò perché ho deciso di girare questo trucco senza occhiali e senza lentine, quindi viva me. Però so che siete tanto pazienti e tanto buoni, quindi mi perdonerete. Un bacio. Utilizzo questo correttore di Makeup Revolution per coprire un po' le mie occhiaie. Oggi sono dislessica. Mi trovo molto bene con i correttori di questo tipo, correttori in stick, perché non sono troppo appiccicosi e nemmeno troppo secchi. Lo metto anche un po' qui e poi lo vado a sfumare con la mia spugnetta anche qui sull'occhio per uniformare un po'. Tralascerò un pochino il passaggio delle occhiaie, anche se oggi non sono proprio terribili come sono di solito. Successivamente utilizzo una base cremosa, questa è di Kiko ed è un bel marroncino. Lo metto così distrattamente su tutta la palpebra mobile. Non c'è bisogno di essere tanto precisi perché tanto lo andremo a sfumare e comunque serve solamente come base per un ombretto in polvere. L'ombretto in polvere che vado a mettere sopra è di Inglot ed è sempre un marroncino brillantinato. Questo è il famoso ombretto di Inglot che non volevo, diciamo, no, che non volevo comprare, che non avevo intenzione di comprare, che poi alla fine ho comprato, ma che in realtà, diciamo, lo sto rivalutando perché Pensavo fosse un ombretto, diciamo, anonimo. Invece devo dire che gli ombretti di Inglot sono davvero ottimi. Allora, dopo averlo applicato, prendo quest'altro lato del pennellino, prendo un altro po' di prodotto e proprio leggerissimamente lo vado a sfumare in modo che non rimanga, diciamo, qualcosa di netto, anche se questo make up è un make up nato per essere fatto nei momenti di fretta e quindi non è per niente preciso. Poi io non è che sono proprio una make up artist laureata, diplomata in questo, quindi insomma li faccio un po' come mi piace. La metto appunto nella rina interna inferiore e superiore. Sporco bene le ciglia sotto perché questa matita mi andrà a servire come base per un altro ombretto. Marla, mi aiuto con un pennellino di questo tipo. Pennellino angolato e un ombretto nero opaco, vado a fissare la mia matita. Ovviamente poi troverete l'elenco di tutti i prodotti nell'info box. Diciamo che qui è un po' a gusti, nel senso che io ho
preso ispirazione dal trucco di una makeup artist che seguo, che è Cheryl Pandemonium. Lei però marca molto molto sotto. Io non lo faccio perché ho le occhiaie e lei la parte superiore dell'occhio la rendeva opaca. Io ho preferito lasciarla un po' belluzzicosa, anche perché poi sotto metterò qualcosa di opaco, quindi per dare un po' di luminosità da qualche parte. Abbiamo quasi finito con il trucco occhi. Ah cacchio, ho dimenticato le sopracciglia. Per l'eyeliner immancabile utilizzo questo qui in penna della Essence. Invece sto provando vari prodotti anche in penna. E, diciamo, tra quelli lì che ho provato, uno di Kiko, un altro della Elf, questo della Essence mi sembra più valido. Vado a sfumare il mio colore con la codina della, il mio colore nero, scusate, con la codina dell'eyeliner, per cercare di creare un effetto un po' più continuo, in modo che non ci siano stacchi, diciamo li vado ad unire quasi. Avevo dimenticato di fissare il correttore con Gia Chiara, utilizzo questa di Essence. In modo che vado anche a ripulire eventuali eccessi di colore nero. Sistemo le sopracciglia con questa matita per sopracciglia, sempre della Essence. Le sistemo giusto così perché tanto io non ho bisogno, insomma, ho già una linea abbastanza definita, devo solo un po' infoltirle. Come mascara utilizzo questo qui di Wycon Waterproof, con il quale mi trovo molto molto bene. Invece per la parte inferiore delle ciglia utilizzo quest'altro mascara di Pupa, che ha lo scolino più piccolo, quindi mi permette di essere più precisa ed evitare di sporcarmi. Ovviamente io mi sono sporcata lo stesso, perché sono una deficiente e la cosa è un po' complicata perché non faccio base di fondotinta, quindi è venuto via subito. Meglio così. Rimetto un altro po' di cipria, dato che penso di averla portata via. Nell'angolo interno un pochino di illuminante, questo è quello di Jeffree Star. Penso che con il trucco occhi abbiamo finito. Per quanto riguarda il viso, come sapete, io non utilizzo fondotinta e nemmeno mi bikini, a dire il vero, però mi piace scolpire un pochino il viso con un leggero contouring. Utilizzo sempre questo bronzer della Essence e vado proprio a tagliare all'altezza degli zigomi, ma in modo molto molto leggero. Lo andrò a sfumare dopo. Diciamo che io, che ho il viso tondo, devo fare questo passaggio per cercare di snellirlo un pochino, anche se è difficile, insomma, quando hai il viso tondo. Utilizzo come blush questo qui, che è di The Body Shop, non si vede più, ma vi assicuro che non è di The Body Shop, e utilizzo la parte rosa con questo pennellino della
riguarda le labbra, in genere utilizzo un gloss o un burro cacao perché, avendo le labbra molto screpolate, per colpa del freddo, diciamo, tendo ad avere le pellicine. Quindi vi mostro questa alternativa con questo gloss di Kiko. Diciamo che è una cosa molto semplice e veloce. Voglio proporvi altre due alternative. La prima è un rossetto nude di Pupa. Questo è della collezione I'm Pupa, I'm della Pupa, e è il numero 02. E diciamo che è un rossetto molto valido per quel che ho provato, e va bene, diciamo, per rimanere su un tono tranquillo e non pressare troppo con colori forti. E propongo un'altra alternativa, che è quella che userei io sempre. Ed è questo rossetto della Essence Long Lasting, il numero 21, ed è un color bordeaux scuro. Che, cioè, come potete vedere, è tutt'altra roba, insomma. E niente, spero che questo trucco vi sia piaciuto. Spero di riuscire a registrare altri video tutorial prossimamente. Magari adesso posso anche mettere gli occhiali e smettere di cercarmi. E niente, vi auguro una buona serata e al prossimo video.